Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Non so neanche se cominciare io prima o aspettare che voi fate le domande, così cominciamo a parlare un po'. C'è poco da dire. C'è una finale che ci aspetta, una prima partita subito domani, penso meritatissima. Siamo consapevoli della importanza del cammino fatto fino adesso, nel mio piccolo, nella mia piccola analisi personale o ambizioni personali o piani personali, questo era qualcosa per quale ci siamo anche messi insieme, e quindi insieme tutto il cammino della società in questi un paio di anni, no? È stato sicuramente sarà bello affrontare la finale rappresentando la Virtus. Abbiamo sentito la vicinanza del pubblico l'altra sera, che ancora di più ci motiva, ci spinge verso altri sforzi, e quindi ripeto, consapevolezza che giochiamo contro una grandissima squadra, contro una favorita in questo campionato, contro una grande certezza anche del basket europeo come lo è stata quest'anno Milano, però senz'altro sicuro in se stesso e con tanta voglia di dimostrare la qualità partendo da domani. Quindi mi aspetto una gara tosta, una gara fisica, una gara dei veri campioni, dei giocatori che sentono questa sfida, e finalmente possiamo affrontare, vabbè, ancora ci manca Tessitori, però intanto siamo quelli che abbiamo cominciato questo playoff, incluso anche Wims, che è tornato su un livello fisico buono. Da quel punto di vista siamo molto positivi. Come li hai visti i ragazzi in questi due giorni? Li ho visti ieri nell'allenamento solito che abbiamo fatto. Oggi ci aspetta allenamento qua di rifinitura. Belli concentrati, non abbiamo fatto un granché, ma penso che tutti siamo consapevoli del momento. Ricci invece come sta? Ricci sta meglio, ma secondo me non è ancora 100% di questo. Questa è stata una bella botta che ha preso in un allenamento 2-3 giorni prima della terza partita con Brindisi. Gli ha dato un po' fastidio, però penso che sta migliorando, sta lavorando con i nostri fisio, che devo fare i complimenti al nostro staff medico e tutti i fisioterapisti, che stanno facendo un lavoro ottimo con tutti i ragazzi di recupero, di terapie necessarie, sono sempre presenti, e quindi un gran passo avanti. Le partite precedenti contro di loro, ho detto che la Supercoppa è arrivata troppo presto, diciamo che non contava nell'ottica della stagione. Quella di andata non avevate Paiola e Bellinelli era appena arrivato. Quali indicazioni vi hanno dato queste partite per affrontare la finale contro di loro? Sì, quella di ritorno giocata senza Markovic mi pare sai, c'è sempre un rammarico di non averli continuato ad affrontare anche l'anno scorso, quando eravamo noi veramente in una bellissima situazione, una situazione di forza, di questa inerzia verso l'alto, quindi questa è una conferma. Questi sono dettagli, sicuramente anche loro non avevano uno o l'altro, però loro talmente il loro roster è abbastanza lungo, quindi fanno anche le scelte a volte tattiche, aggiustamenti verso gli avversari. Non so se mi dovrei aspettare anche adesso qualcosa del genere
o quelli che abbiamo visto contro Venezia, però penso che tutti hanno una qualità notevole, quindi penso e spero che noi davanti al proprio occhio abbiamo il proprio piatto. Affrontandola così non c'è altra maniera. Coach, mi riallaccio al ragionamento che stavate facendo. Con Brindisi hai già affrontato un avversario che di fatto non conoscevi fino all'ultimo momento, perché con Svitus poteva fare un giocatore, qua Milano ne ha più di uno, e quindi affronti l'avversario che aveva una faccia che tu oggi è in un modo, ma in un altro, quindi in più partite un avversario può essere diverso. La difficoltà quindi di preparare una gara contro un avversario che può mutare. E la seconda valutazione sempre di carattere tecnico, Milano è ampiamente la prima nel tiro da tre, con il 42% di campionato, e Virtus è ampiamente la prima nel tiro da due con 57. Due filosofie opposte o semplicemente due modi diversi per arrivare allo stesso obiettivo? Rispondo prima alla seconda, che è più fresca. Penso che allenatori spesso e volentieri cercano le forze e di metterle in evidenza, no? Abbiamo affrontato tantissimi avversari che facevano grandissimi cambi sui nostri giocatori di perimetro, che creavano, e anche sui nostri alcuni dei nostri tiratori. Guardiamo Bellinelli che riceveva tantissimi cambi diretti anche prima di cominciare ad attaccare. E quindi bisogna adattarsi anche a questo fatto qua. Letture a questo livello, letture offensive sono una delle grandi chiavi. E questa è la cosa che lavoravamo da quando ci siamo radunati, da quando siamo venuti qua a lavorare, perché è una cosa dove i giocatori veramente possono fare un salto in avanti. Quindi magari è questo fatto di aver cominciato anche a leggere certe armi difensive degli avversari, di appoggiare e anche andare a mettere la palla sotto. Ovviamente il nostro gioco, che è tanto con la palla che va da una mano all'altra e tanti assist, aiuta a questo dato puntuale di percentuale dei due, perché spesso una buona percentuale va verso questi o le up o le up o le schiacciate o buoni passaggi dentro. Milano ha una tantissima qualità, tantissimo talento nell'uno contro uno offensivo, aggiungendo Panther e Shields, che sta facendo veramente un campionato di un certo livello. Hanno aggiunto ai vari giocatori di perimetro come Rodriguez, stesso Delaney ha aggiunto un'altra arma che nei momenti delle partite che a questi livelli si giocano punto a punto gli possono dare qualcosa in più. Però noi abbiamo le nostre armi, noi abbiamo i nostri giocatori, ai quali siamo veramente orgogliosi di averli quest'anno e di affrontare questa finale, perché si sono dimostrati quest'ultimo mese veramente alla grande. E cercheremo di sicuramente di imporre qualcosa del nostro nel alcuni di questi fatti o questi dettagli del gioco. Di questi playoff tu hai spesso elogiato la leadership di Bellinelli e di Teodosic, il che presuppone da una parte la loro capacità di mettersi al servizio della squadra e dall'altra la squadra di farsi guidare da loro. È stato un percorso naturale o è stato un percorso che tu in qualche modo hai disegnato? Ma sicuramente l'aggiunta di Bellinelli è arrivato in un momento della nostra stagione, del nostro percorso, è stata una aggiunta di qualità che dovevamo nel cammino rimodellare, no? In qualche maniera anche l'aspetto della squadra, sia offensivo che difensivo, perché è un giocatore di una certa importanza, di un leadership, di una personalità, che sia lui si doveva adattare al nostro gioco e al gioco europeo, doveva
parallelamente entrare nella forma fisica, recuperare da alcune cose, problemi individuali che ha patito all'inizio, ma anche a noi come tutto il gruppo, come tutta l'idea di come abbiamo costruito la squadra, adattarsi alle sue qualità e cominciando a sfruttare queste sue qualità. Berinelli è un leader diverso da Milos. Milos è anche i due tipi di giocatori diversi che trasmettono a tutto l'ambiente, però sicuramente noi siamo felici di averli e tutti i giocatori sentono la loro presenza ogni giorno, tante volte ho detto, ma poche volte non ho detto che Milos che colora con la sua maniera di giocare il nostro gioco, e Bellinelli un esecutore di una precisione nel suo gioco che è la nostra squadra veramente a piacere di avere. Quindi i due pezzi che stanno poco a poco anche cominciando a conoscersi meglio, perché non è detto che mettendo 2 o 12 giocatori a un momento arriva tutto, arriva il gioco, arriva chimica, non è tutto così scontato, però la qualità loro anche umana aiuta in quello, e quindi ci siamo nel cammino adattati a questo nuovo aspetto quando è arrivato Bellinelli, soprattutto offensivo. Penso che per alcuni dei nostri giocatori, soprattutto lunghi, è stato anche cambiato un po' la maniera di affrontare il gioco quando c'è uno come Bellinelli sul campo, perché è legato molto all'uscita, al blocchi, alla sua maniera di entrare nel tiro, nella partita. Quindi abbiamo trovato questo cammino dove dovevamo mettere assessment nel gioco. Era una bella sfida, era una bel lavoro davanti da risolvere o da cercare di risolvere. Non era tutto, ovviamente, avendo all'estate un giocatore come Bellinelli, qualcosa probabilmente si avrebbe cambiato nella costruzione, però comunque penso che siamo tutti consapevoli della qualità di tutti e due leader. C'è un altro leader che sta uscendo e che ha portato un suo carattere nel positivo, anche a volte meno positivo, però è un leader indiscusso nelle queste partite, nella maniera come affrontiamo, che sicuramente è Marković, che poco a poco sta dando quello che ha portato l'anno scorso, questa difesa che lo contraddistingue. Detto ciò, alcuni giocatori hanno seguito molto bene il loro esempio, no? Stesso Paiola, che è cresciuto tantissimo nel due lati del campo, non sempre ripetendo le partite come quella contro Treviso, ma facendo sempre il suo ruolo e il suo gioco e sempre mettendoli davanti più compiti, no? Per guidare la squadra, per avere le responsabilità, rispondere davanti ai alcuni compiti, non solo in difesa adesso, ma anche aggiungendo ragionamenti e le letture in attacco. Quindi un bel risultato che tutto sommato ci sta portando a giocare questa prima partita con una bella faccia. Hai parlato di Marković, cos'è mancato in questa stagione? Non ho capito. Hai parlato di Marković prima, cos'è gli mancato rispetto alla scorsa stagione, quest'anno? Ma lui sicuramente un paio di infortuni che non ci volevano, è partito con un Covid, anzi dopo 2 giorni di lavoro è ricaduta nel Covid che ha avuto in estate, che non gli ha permesso di fare quello che ha fatto l'anno scorso, che è la preparazione della stagione, dove è entrato nel prepararsi bene fisicamente. Quindi un giocatore così fisico e così di questa stazza, di questa muscolatura, sicuramente gli è mancata questa forma fisica in tutto l'anno, no? Quindi per quello che ha avuto un po' rendimento a volte. Due
infortuni abbastanza nei momenti, uno del braccio, del braccio destro del gomito, che ha tirato fuori mi pare 3 settimane, e l'altro di caviglia prima del Kazan, che ha giocato solo partite senza allenarsi. Quindi questo anche un po' la fortuna di arrivare fisicamente nel momento clou della stagione in maniera migliore. E sicuramente se faccio un giro un po' indietro, la partita di Badalona è stata una delle nostre partite veramente belle dal punto di vista questo di fisico, di presenza difensiva, e anche dai nostri leader in quell'aspetto lì, come stesso Markovic. Quindi subito 3 giorni dopo si è fatto male contro la Fortitudo e ha affrontato l'eliminatoria in una forma non perfetta. E adesso lo trovi al 100%? Ma si sta avendo un ruolo che pesa in questo momento per noi, in positivo. E coach, senza voler entrare sui dettagli delle tattiche che chiaramente appartengono a voi, che devono restare tali, il recupero di Wings e l'utilizzo di quintetti piccoli, chiamiamoli quelli contro Brindisi, sono state anche legate al fatto che tu dovevi cercare di preservare, mancando tessitori, le rotazioni di lunghi, o un fatto tattico della gara? No, c'era Brindisi che ha cercato di giocare in velocità, mettendo a volte sul campo Willis e Gaspardo come due lunghi, no? Con 3 grandi creatori, grandi giocatori con la palla in mano, come non so, Harrison Thompson e Bello, Harrison Thompson e Zanelli che ha fatto. Quindi a volte questa arma tattica che abbiamo con Wims, anche l'anno scorso ci ha dato qualcosa, non sempre siamo andati verso quello, però abbiamo anche questa possibilità, e anche quest'anno tante volte siamo andati con i piccoli e abbiamo trovato le buone risposte con i piccoli, con questo assessment da Wims da 4. Ovviamente avendo anche Ricci a così, non la sua 100%, ci ha portato a dare questi minuti. Un'altra cosa che a volte abbiamo fatto, che ci ha dato anche molta energia e fisicità, sono 2 lunghi insieme, Hunter e Gamble, che con Hunter si è fatto anche un lavoro di spostarlo un po' verso il numero 4, cambiandogli anche tecnica di tiro. Io gli ho cambiato un dettaglio nella presa delle mani, proprio nel coso, perché penso che un giocatore di sue qualità deve sviluppare il suo talento anche in quella direzione lì, perché è un 5 tattico, un 5 veloce, ma lui anche da 4 tante volte, partendo da Monaco qui in casa, se ci ricordiamo, dove ultimi 5-6 minuti siamo scesi con 2 lunghi e con questa energia, affrontando l'atleticità di loro lunghi, abbiamo tirato fuori la partita. Ci sono delle cose, non è che è una grande forza. No, niente. No. Già che parliamo, abbiamo avuto poche possibilità di parlare quest'anno, quindi adesso magari. Come la vivi una finale da allenatore, l'avvicinamento alla finale da allenatore? Come da giocatore diverso, perché magari all'epoca era nelle tue mani la situazione, più che adesso, che no, è no. Come la vivi? La vivo come un altro reto, un'altra sfida, un altro risultato molto positivo, un pizzico di orgoglio e consapevolezza delle tante difficoltà e del cammino fatto fino adesso, ma senz'altro non fermo, non contento, non soddisfatto, non, è solo un dato che ti permette di affrontare finale di una stagione, cioè misurandoti con l'altra migliore squadra come te, cercando di fare il tuo gioco e strappare una vittoria in più dell'avversario. Ma posso dire, sai,
protagonisti furono Teodosic e dalla parte Rodriguez dall'altra, e il duello che infatti si riproporrà, secondo te in questi due anni come si è sviluppato e come si porterà? Uno dei duelli secondo me molto 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 forti, uno dei più belli sicuramente anche a livello europeo, due campioni di questa qualità, ce lo dobbiamo godere tutti quanti, guardandoli, allenandoli, vedendo le loro magie sul campo, però ci sono anche gli altri, cioè, ci sono due squadre che secondo me si conoscono anche abbastanza bene, ci sono due orgogli forti, di due gruppi forti, uno, un gruppo nostro che sta crescendo, l'altro che si sta establishing, come si dice, che si sta già, esatto, come anche la forza a livello europeo, no? del stagione che hanno fatto, veramente fino adesso straordinaria, e noi cerchiamo sempre di mettere davanti a noi stessi un altro retto, un'altra sfida, un altro scalino di dover sorpassare e andare a cercare di avvicinarsi all'elite europea. In questo momento noi siamo, loro sono tra le prime quattro in Eurolega, noi siamo fra le prime tre o quattro in Eurocup, però non c'entra niente, non vuol dire niente. Senta, l'altra sera a fine di gara 3 è stata l'ovazione per Milos, pensi che abbia già lasciato un segno con questa finale, riportando la Virtus, anche lui ci ha ricordato la Virtus. Come, non ho capito il segno? Pensi che abbia già lasciato un segno Milos nella storia della Virtus, per la qualità delle giocate, per... Dal momento a quando è firmato, secondo me ha già lasciato il segno, di tutto quello che ha fatto fino adesso, assolutamente sì. Poi toccherà ovviamente agli storici, al pubblico, e voi qua siete patiti della storia, quindi mi piace tanto, anche a me, lo rispetto tantissimo, e sicuramente lui sarà ricordato perché ha fatto le cose straordinarie, ovviamente lui stesso per primo, conoscendolo, vorrebbe lasciare un altro segno, che è vincendo, alzando un trofeo, che è sempre l'obiettivo dei giocatori, dei campioni. Poi c'è il calendario della finale, è cambiato, non c'è più il back to back, si gioca di 48 ore, ma non siamo più meglio per... E meno male, mi hanno ascoltato, no? Anzi, abbiamo fatto per caso sia noi che Milano 3-0 in semifinale, quindi per fortuna per i giocatori soprattutto, ma penso anche per i tifosi, per l'ambiente, per la qualità di gioco, per il prodotto che noi chiamiamo pallacanestro, che dobbiamo dimostrare in una finale, e questo prodotto deve essere sempre molto molto alto per tirare ancora di più la pallacanestro, che oltre al titolo che ci stiamo giocando, che è importantissimo, noi tutti abbiamo responsabilità verso quelli che credono in noi, che ci pagano, che investono, come il nostro presidente Zanetti, come Giorgio Armani, come tutte le proprietà delle squadre in Italia, perché bisogna tirare ancora più su questo sport, e questo tocca a noi, quindi in questa direzione, queste una giornata in mezzo aiuta in questo senso, perché giocare a questa altezza del campionato dopo tantissime partite giocate, proprio con questo anche caldo che influisce, partita dietro l'altra, è devastante anche in mezzo alla stagione, è devastante anche facendoli nelle semplici tornei di preparazione, si evita tantissime volte di fare una partita dietro l'altra, no? O lo fai quando hai 16-18 giocatori, poi cambi, mescoli tutto quello, perché sono pericolosissime, quindi noi dobbiamo assolutamente evitare di mettere in difficoltà i giocatori e le loro carriere, le loro gambe o quello che è, quindi sempre un pensiero verso di loro. Dobbiamo proteggere, una maniera di proteggerli, pensare molto bene in calendario, non solo in questi playoff, ma in futuro, in tutte le competizioni europee, in tutte le competizioni delle nazionali, tutto deve essere molto molto più attento, fatto più attento. Prego, giocatori, avete la vostra associazione, lottate anche su quel piano, perché anche lì potete dire la vostra e far capire che importanza per il gioco sono i giocatori che
l'espressione del gioco lo fanno loro. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.